Buonasera, Vincenzo Marra, appena incontrato il pubblico di Casa Calenda, Molise Cinema, dopo la proiezione del suo film La Prima Luce. Come è andata questa serata? E vorrei che tu partissi dai complimenti che ti sono stati fatti dalla tua collega Antonietta De Lillo. La serata è buona, anche se è un po' invernale. Venire in Molise per me è sempre stato più affascinante, provare a venire nel piccolo centro a un certo punto della mia carriera. Poi ho un rapporto con Federico, e quindi sono tornato qua dopo 8 anni, per me è stato importante. Poi i complimenti fanno sempre piacere, quando te lo fa una collega vale doppio, perché si parla sempre di sentimenti un po' negativi, invece evidentemente non è sempre così. Hai affrontato per la prima volta il tema della sottrazione di minore e l'hai affrontato in maniera molto equilibrata. Nella prima parte c'è un punto di vista e nella seconda parte c'è l'altro punto di vista. Hai deciso di farlo in questo modo per non prendere posizione sull'argomento, o perché ti sembrava giusto farlo così? Un regista prende posizione. Ho cercato di fare un film moderno, questa era l'ossessione che avevo, ma moderno non tanto su come lo giravo, lo facevo, ma moderno su come lo affrontavo nella sua globalità. E questo per me è stata, diciamo tra virgolette, l'ossessione dall'inizio. E hai affrontato tantissimi argomenti sul piano sociale, sei stato anche che riguardava un carcere, i detenuti. Qual è la prossima sfida del regista? Guarda, mia madre, che diciamo la mamma, no? Ha scoperto che film avessi fatto nei festival dove ha fatto l'esordio il film. Quindi per me parlare di quello che dovrei fare è come parlare di un bambino che non è ancora nato. Allora, dici soltanto l'importanza di partecipare ai festival, anche se di provincia, insomma. No, io per far circolare. Allora, film. Io nei primi film ho fatto un'overdose di festival in giro di tutto il mondo, togliendomi anche grandi soddisfazioni. A un certo punto mi è venuto con gli anni un po' di fatica, di stanchezza. Non so, è una stanchezza che ha a che fare con me, cose mie. Quello è sempre l'obiettivo, se ce l'hai in testa. Cioè, tu vai in una zona, vai in un posto, perché hai bisogno di quell'attimo di autostima in più che ti può aiutare, hai bisogno di conoscere persone, hai bisogno di parlare del tuo lavoro, non so come dire, ecco. A un certo punto della mia carriera ero entrato in crisi su questo perché devo andare a raccontare, devo andare in un posto quando io faccio un film per non essere presente personalmente. E sto ancora un po' così. Però ti abbiamo visto partecipare attivamente, essere sempre presente ovunque. Nel momento che vieni giochi, ecco. Certo. La difficoltà oggi per me è farmi andare in una parte, però ripeto, la bellezza, la possibilità di venire così in questi 4 giorni qua è stata quella di staccare un po', staccare, di vedere persone, di ritornare in Italia rurale. Sì, io poi sì. Vivo molto tempo fuori, quindi bisogna un po' dell'Italia, di questo. Quindi poi oggi stamattina ho dato anche una piccola idea rispetto a quello che è il Molise, eccetera eccetera. Magari questa cosa qui tra un paio d'anni potrà essere, succederà, qualcuno ti ricordi, hai dato un'idea. Questo c'ha senso. Certo. Faccio più difficoltà rispetto all'autostima, quindi portare un lavoro che oggi mi interessa meno, o dover accompagnare il mio lavoro, la trovo certe volte anche un po' una pretesa violenta, quasi, se qualcuno te la dice, ma è il tuo film, io faccio un film per non dover venire io, capito? Certo. Parla il film. Grazie.